Ciao a tutti, siamo tornati, siamo arrivati al quinto ormai episodio di Due Uomini e una Signora. Io sono Frafio Matale, E io sono Spice Boys. insieme per parlarvi di Juve, ovviamente. Allora, c'è stata questa partita di cartello della 17ª giornata Juve-Roma. Io chiederei subito al mio amico Omar come l'ha vista lui. Allora, sì, il nome direbbe partita di cartello, Sì. ma ormai diciamo la differenza tecnica tra la Juve e quasi tutte le altre squadre penso che sia diventata enorme. Ah, partiamo Marto subito quando così proprio io parto con subito così subito in perché quarta proprio. non me ne vogliono i nostri amici giallorossi, ma io ho visto questo. Solitamente ogni anno, prima di ogni partita, se era un Juve-Roma, un classico, come hai detto, una partita di cartello, avevi il timore, poi diceva, ma questa volta può essere dura, può essere non più facile al solito. Mentre questa volta già dall'inizio vi ho detto non sarà una passeggiata, ma quasi, sia vedendo il nostro stato tecnico, sia vedendo anche lo stato attuale della Roma, che quest'anno penso che sia molto al di sotto delle aspettative. Infatti, poi la partita, anche se si è conclusa solo con un gol di scarto, misero 1-0, penso che la partita sia stata un assedio, solo il loro portiere Olsen è un po' di nostra imprecisione, anzi, come ha detto Chiellini, la nostra poca cattiveria ha fatto sì che la partita finisce solo per 1-0. Sì, tra l'altro io ho notato questa cosa, che la differenza delle altre partite. Per esempio Inter e Toro, mi vengono in mente le ultime due che abbiamo giocato. In quel caso i primi tempi così così e il secondo tempo meglio. Questa volta Vero. direi il contrario. Sì. Un primo tempo all'arrembaggio, una prima mezz'ora favolosa e poi un secondo tempo un po' così. Cos'è secondo te? Un po' di fiato corto, un po' di risparmio di energie Sì, secondo visto... me un po' di tutto, un po' di fiato corto, un po' di spray energia, dato che adesso già dopodomani si rigioca di nuovo, Eh già, il dopodomani il 26, quest'anno si gioca Boxing anche Day, il dicono gli Boxing Day, inglesi. come si dice in Inghilterra, esatto, Boxing Day, giorno di Santo Stefano, c'è cioè una partita che, questo qui sì, potrebbe essere anche pericolosa, perché l'Atalanta è una buona squadra, anche se poi come vedremo sarà un po' a ranghi ridotti, viste le Sì, squalifiche, qualche defezione. Però io vorrei chiederti della partita che c'è stata contro la Roma, chi ti è sì. piaciuto di più? Allora, per parlare di singoli, beh, ovviamente Mandzukic, ragazzi, secondo me è imprescindibile, perché la partita che ha fatto Mario, a parte il gol, il fatto che lui contro tutte le grandi sia puntuale a timbrare il cartellino, e i ripiegamenti difensivi, l'apporto che dà al centrocampo, di gran lunga il migliore in campo, e poi Alexandro si vede che il rinnovo del contratto, L'ha ovviamente, lo ha invigorito. rinvigorito, gli ha ridato serenità, ha fatto un'altra grande partita. E citerei anche De Sciglio sull'altra fascia. È vero, perché da Mi ha lui non te lo sorpreso. aspetteresti. Esatto, poi poverino, magari noi ci aspettiamo sempre una prestazione un po' mediocre, no, da parte sua. Invece devo dire, non male. Certo, non sarà Cancelo con i suoi spunti in avanti, però discreto, no? Tu come la vedi? Sì, l'ho vista proprio come hai detto tu. Mandzukic sono contentissimo perché già gli anni passati era uno dei miei calciatori preferiti per il sacrificio, per la voglia che ci metteva. Quest'anno segna anche parecchio, anche perché gioca nel suo ruolo naturale. Veramente, guarda, più Mandzukic penso che sia l'uomo dell'anno fino adesso. Sì, concordo. E Cristiano invece come l'hai visto? E Cristiano, anche lui, secondo me, ora che inizia a riposare un po', è andato anche lui vicino al gol, però si vede che adesso le ha giocate praticamente tutte, fino adesso anche lei le ha detto che sicuramente una delle prossime rifiaterà ed è anche ora, secondo me. Però io su Cristiano voglio dire una cosa, sfigatissimo. È vero, Cioè, quest'anno ha trova dei trovato portieri sempre. di contro, Sì. a partire da Sorrentino, no? La prima Me lo giornata ricordo col dalla Chia. prima partita, già che sembrava stregata, sembrava che partissimo già con una sconfitta, con una non vittoria. Mi ricordo è stato un assedio da parte di Ronaldo, ma non solo col Chievo, mi ricordo tantissime altre partite dove anche con la Lazio, con
adesso non mi ricordo tutti i particolari, ma mi ricordo che tiri su tiri su tiri. Sì, è vero. Al contrario, Mandzukic invece quando la tocca segna. Esatto. A Real Madrid segnava anche quando gli veniva un colpo di tosse, no? Le vibrazioni Esatto. dell'aria facevano andare la palla in Sì. rete. Quest'anno, vabbè, evidentemente gira così. Comunque, nonostante tutto, non ci lamentiamo. Secondo me ha fatto una buona prestazione, impegno, anche assist per il gol annullato dal VAR. È vero, quest'anno ogni volta quando c'è un gol prima di esultare bisogna sempre aspettare 2-3 minuti, così quasi mi ci sto abituando, anzi, Che tante palle, volte però, ti... Che posso palle, è vero, guarda, io dirlo? sono a favore della VAR perché in effetti serve, ha eliminato tanti errori, può, tra virgolette, smorzare qualche polemica, anche se quelle, secondo me, in Italia ci saranno sempre perché nella nostra cultura... Però è vero, quando succedono queste cose, ogni volta segna, devi aspettare, vedi l'arbitro che parla all'auricolare, lo vedi che gesticola, dice porca miseria, hai fatto bel gol, qua là, ma sarà valido, non sarà valido. Ma poi entrando nel merito dei due gol annullati, no? Io adesso voglio Sì. fare il Cairo della situazione, quello che si lamenta a prescindere, no? Non ce ne Sì. vogliono gli amici Granata. Allora, il primo gol annullato sul presunto disturbo di Chiellini a Olsen. Tu ci hai visto Sì. qualcosa? Ma ho visto penso quello che hanno visto tutti, È boh, andato a si è voluto, farfalle, cioè. è andato, esatto, E soprattutto anche il secondo, no? Il gol annullato a Douglas Costa sull'assist di Ronaldo. È vero, il contatto c'è secondo, stato, per sì, carità, però Zaniolo ha fatto ancora 3-4 passi, ha ha passato fatto il il pallone. passaggio, esatto, sì, il contatto c'è stato, però adesso, allora poi quanto bisognerà andare indietro nelle approssimazioni a vedere? È quello Esatto. anche che poi si creano dei precedenti strani. Da quando è che il fallo inficia Esatto. contro il gol? Da quando è che la VAR guarda? Ah, ma 2 minuti fa, guarda, quella rimessa non Esatto. era Esatto. tua. Anche perché ti ricordi il gol annullato a Mandzukic, se non ricordo male, l'anno scorso in Atalanta-Juve, che poi finì Sì, 2-2, si andò indietro di 30 secondi a cercare un fallo di sì. Lick Steiner. E anche lì, cioè, dici, ma È però se vero, stiamo a sì. guardare così, se andiamo indietro a cercare episodi, hai voglia, cioè le partite. Sì. È Qualcosa succede vero. Qualche sempre. defezione succede sempre, esatto, sì, è vero. Vabbè, però noi Ma... non ci facciamo spuntare le corna e la coda, non diventiamo dall'altra sponda del Po e continuiamo per la nostra strada, è andata bene così lo stesso. Di Giusto, un'altra cosa ti volevo concordo. parlare, allora, adesso Dimmi. sì, ci sarà Atalanta-Juve, l'Atalanta senza Palomino e Toloi, squalificati ieri, espulsi ieri, quindi squalificati in automatico. E senza Sì. probabilmente anche De Ron, che è un po' il cervello della squadra, sarà una partita facile, quindi, secondo te? Ma facile non è mai una partita facile, anche perché l'Atalanta stava andando bene. Ha avuto un inizio di campionato così così, ultimamente invece stava macinando punti, ha recuperato posizioni in classifica, ma anche come gioco. Poi in effetti con queste 3 defezioni sarà molto indebolita. Eh sì, proprio la difesa, no? Viene a mancare i due centrali di difesa. Adesso, a quanto pare, Ronaldo riposerà contro l'Atalanta. Dovrebbe Sì. giocare Mandzukic con Douglas Costa e Dybala. Vedremo. Certo, l'impegno a Bergamo non è mai molto facile. Mi ricordo storicamente la No. Juve ha sempre avuto un po' Sì. Anche di problemi. l'ambiente comunque è sempre molto carico, molta anche rivalità. I calciatori sono un pochettino le sentono queste cose, un po' di... Esatto. Poi ce ne Comunque sì, fosse non una sarà trasferta facile. facile per la No, per noi no, altro che... Juve. Mi ricordo appunto parlando sempre un po'... di varie polemiche che a noi purtroppo ci circondano sempre, che sento dire che le altre squadre si scansano, ma io veramente del contrario, ogni squadra che gioca con la Juve ci mette Ma sempre più del normale, poi infatti, poi ogni tanto capiterà una qualche vittoria volta. larga può anche capitare, no? Però non Sì. è che in automatico vuol dire che ci si sia scansati. Addirittura l'anno scorso si andò a cercare, si creò il caso Scansopoli, io non so se ti ricordi, Scansopoli, sì. perché il Sassuolo perse in maniera netta a Torino e allora il Sassuolo Scansopoli da quella partita lì. Sì. Però per esempio il Sì, come hai detto Napoli. tu, può capitare che capita così. Magari la settimana dopo la squadra in questione ha una partita chiave per la salvezza, per un posto che gli interessa più in classifica. Dopo che vedi che perdi, ovviamente vuoi anche un po' l'acceleratore, eviti di prendere un'ammonizione che ormai quella partita lì non ti serve più, mettere tutto quell'agonismo, ma non vuol dire che
ti stai scansando. L'Atalanta stessa, ti ricordi la semifinale Juve-Atalanta di Coppa Italia? Ci giusto, sì, che poi non si è giocato perché aveva nevicato. Vero? Esatto, che ha fatto... Gasperini sì, a tre giorni della semifinale, che era la partita più importante, schierò giustamente un po' di riserve, no? Sì. Anche tutte le riserve, se vogliamo, 11 su 11, non fu proprio così, ma più o meno, no? E allora l'Atalanta si scansa, partita che poi tra l'altro neanche si giocò per neve, no? Sì. Però nella logica di un allenatore ci sta, la partita più importante per me è la semifinale di Coppa Italia, schierò esatto, i titolari lì, sì. Però anche lì si crea un caso, vabbè, lasciamoglielo creare, cosa vuoi che ti dica? Lasciamo. Andiamo avanti per la nostra strada che ci porta all'Adidas, il rinnovo del contratto, 408 milioni per la sponsorizzazione tecnica. Siamo ai livello dei grandi club europei. Sì, perché 408 milioni è solo la base, perché non vengono calcolati i vari bonus che Adidas darà per i risultati sportivi, per la visibilità che la Juventus conquisterà ancora di più nel mondo, che come abbiamo visto è in grande espansione. Sì, un brand in grande 15 espansione. 15 milioni li ha anche già elargiti come bonus per i risultati raggiunti in questa stagione, che pagherà entro la fine dell'anno. Uh-huh. Ci si può permettere grandi colpi? Sì, anche perché sono 51 milioni l'anno, facendo proprio i conti spicci contro i 23 che sì, prendevamo adesso. E su questo vorrei mettere anche appunto l'accento sull'operazione Ronaldo, perché secondo me Ronaldo ha dato una grande mano. Certo. Voglio dire questo perché fino all'altro giorno leggevo ancora articoli su cui dicevano che Ronaldo era un'operazione che la Juve non doveva fare, che minerà la solidità del club, è aumentato l'indebitamento. Da Ronaldo ci si aspetta di più. Da Ronaldo ci si aspetta di più, guarda, fino ad oggi, ma fino all'altro giorno, guarda, l'ho scritto anche in un post su Scorum, leggevo su un sito abbastanza comunque importante che si chiama Calcio Finanza, sì, leggevo articoli dove appunto si diceva che l'operazione Ronaldo non era da fare secondo i loro calcoli, perché avrebbe portato molti più danni che benefici. Invece io anche già da tifoso, da profano, non sono un manager, non sono un economista, sono manager, invece anche io ho pensato proprio per far risollevare la Juve, per farla tornare ai livelli pre-calciopoli, purtroppo dove una volta eravamo proprio nell'elite anche del fatturato, esatto, ci voleva un'operazione del genere. Ringrazio anche il presidente Agnelli che ci ha fatto questo regalo, adesso sta avendo anche lui risultati. E io concordo in pieno e aggiungo soprattutto il fatto che Ronaldo, a parte quello che dà sul campo, che se uno può pensare stia dando poco, innanzitutto i suoi dati sono migliori, le sue statistiche rispetto a quelle dell'anno scorso con il Real Madrid, quindi tanto poco non sta dando. Sì. Ma a parte questo, la convinzione nei compagni di squadra di Ronaldo, evidentemente avere un campione del genere in rosa, che si allena con te tutti i giorni, che spinge al massimo tutti i giorni, ti porta a seguire le sue orme. E i risultati si stanno vedendo, insomma, 16 vittorie su 17 non è che le fai per caso, no? Lo dicono i suoi compagni stessi, infatti. Esatto, Bernardeschi per esempio, un primo esempio, tra l'altro notizia dell'ultima ora, infortunato probabilmente con l'Atalanta, sì, non ci sarà. Probabilmente salterà l'Atalanta, sì. Ma mi ha colpito la notizia di Bernardeschi che ha detto: io dopo che ho conosciuto Ronaldo mi sono fatto anch'io la palestra in casa. E infatti è cresciuto molto fisicamente Bernardeschi rispetto all'anno scorso, forse un po' meno scattante però molto più potente. E l'esempio di avere un giocatore del genere in casa serve a tutto questo. Tra l'altro, tra i giocatori in casa che invece non ci sono più, ieri era allo stadio Marchisio. L'hai visto Marchisio fare il giro di campo? È stato accolto benissimo, giustamente, grande campione, grande juventino, a cui ci è dispiaciuto quasi tutti la sua partenza. Però a me un po' mi girano, i nostri cuori. A me un po' mi girano. Anche a me, anche perché comunque un giocatore così attaccato alla maglia, che comunque anche da buone prestazioni, e poi adesso non so se notate il nostro centrocampo anche abbastanza corto, quindi secondo me lui avrebbe fatto molto comodo. Ma tu non ce l'hai un po' con lui? Io un po' sì, poco, perché comunque è una bandiera, grande storia, grande bandiera della Juve. Ce l'ho con lui. E perché te ne devi andare? Non puoi rimanere a dare il tuo lo stesso? È una questione di rubli o è una questione di non sentirsi al centro di un progetto? Però andare a giocare in un campionato minore come quello russo, sarai anche la stella della squadra, però sei la stella di un campionato minore. Beh, da quanto ho capito comunque è stata più la Juve a dirgli: guarda, sei un po' fuori dal progetto, cerca di un'altra destinazione. Che cosa vuoi fare? Sì,
me sì, probabilmente gli hanno detto se vuoi restare resta, ma Sappi sappi che che. sei fuori dal progetto. E invece non sono fuori dal progetto di Bala e Douglas Costa, anche se qui a leggere i giornali ogni giorno è una mattanza, no? Una volta devono Sì. andare al Barcellona, una volta adesso c'è il Manchester United su Douglas Costa. A parte che io non credo che la Juve si priverà di questi due gioielli, però io a questo punto vorrei rilanciare la palla nell'altra metà campo perché non sono solo i nostri a essere apprezzati e ricercati. Io, per esempio, ho letto di Haaland al Paris Saint-Germain. Per ben 50 milioni, se non erro. Esatto, vedi, allora Una bella cifra, concordiamo sì. con aver letto questa notizia. Sì. De Laurentiis però resiste a un'offerta del genere? Dimmi. De Laurentiis, secondo te, resiste ad un'offerta del genere? Se fosse vera, Ma se tutto secondo me fosse vero. anche tante volte oltre all'offerta al club dipende anche quanto offrono al giocatore, perché tante volte anche i giocatori spingono ad andare via. Quindi insomma sono in due a dover resistere, sia De Laurentiis che il giocatore. Diventa dura, Quindi se tutto diventa fosse vero, duro. non so, Sì. non so, se riescono a trattenerlo poi uno dei Anche loro perché è uno dei gioielli. migliori giocatori del Napoli, è vero che ormai il Esatto. Napoli è fuori dalla Champions League. Ah, no, questa non lo sapevo. Ah no, non lo sapevi. In Siamo effetti hai cattivi, ragione, scherziamo, era l'unica scherziamo. squadra a non aver ancora perso in E non Champions aver League, mi perso, cioè io ero ricordo. rimasto a quello, Ah, guarda, eravamo comunque. anche io rimasto, poi alla fine, boh, chissà, È andata male, vabbè, è andata pazienza. così. Non parliamo troppo anche perché tra un po' tocca a noi a febbraio contro l'Atletico Madrid, no? Dura, 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 dura. Sì. Ho visto l'ultima partita dell'Atletico contro l'Espagnol, una vittoria per 1-0 in casa con un rigore di Griezmann. A vedere i dati statistici di questa partita, per esempio, te ne dico uno, Atletico Madrid possesso palla 37%, eppure ha vinto. È una delle caratteristiche di questa squadra. Gioca con la difesa molto bassa, con un classico 4-4-2. Fa poco possesso, aspetta, è molto solido, è molto difficile fargli gol e poi ti colpisce. Alla fine è una tattica che comunque sta pagando perché è seconda nella Liga, solo 3 punti dallo stratosferico Barcellona, Eh sì, e ha perso una sola quindi partita in campionato l'Atletico, una sola sì. sconfitta. E, insomma, andare a giocare contro l'Atletico non sarà facile. Sì, tra le seconde sicuramente la peggiore che potevamo beccare era sicuramente l'Atletico, perché Cioè, io era più difficile. la settimana scorsa ti avevo detto il Liverpool, ma mi sa che vengo dalla tua parte perché è una squadra proprio contro la quale è difficile Il giocare. Liverpool ha più punti deboli, secondo me, è vero? Giocare ad Anfield è difficilissimo, lì è un fortino inespugnabile, lì veramente giochi in 12 contro 11 perché il pubblico è veramente caloroso, però fuori casa il Liverpool È più vulnerabile, più è molto battibile. più vulnerabile. Infatti, tornando alla partita, parlando del Napoli, mi ricordo quando ho visto Napoli-Liverpool, che ha vinto il Napoli, li ha praticamente annichiliti, sembrava proprio inesistente come squadra. Invece l'Atletico, oltre i singoli, anche un ottimo allenatore, che tra l'altro con noi non ha mai perso. Noi dalla nostra parte però abbiamo Ronaldo che nella sua storia gli ha infilato ben 22 gol, quindi Eh sì. speriamo Eh che si ripeta. sì, con un Ronaldo ai massimi livelli, diciamo, siamo assolutamente favoriti. Io credo che Ronaldo si stia preparando per essere al top della forma. Già ieri l'ho visto, secondo me, un po' in crescendo di forma, al top della forma per febbraio-marzo, e con un Ronaldo al massimo tutto è possibile. Sì, insomma, con le squadre tutte e due al top della forma, noi sicuramente siamo più forti. Ma anche lì, come ha detto Allegri, purtroppo la Champions League conta molto anche con gli episodi. Basta l'episodio Certo, sbagliato e può vanificare tutto, purtroppo. è una competizione di 13 partite se stai a In 13 guardare, partite, quindi sì. ci va sicuramente fortuna. Dove può succedere di tutto, anche un po' in casa Inter, no? Hai sentito di Nainggolan? Sì, Nainggolan. Non Ho sentito, ho doveva sentito. venire mai alla Juventus, ma mi Poverino ricordo perché qualche appunto, dichiarazione ma simile. non volevo dirlo, volevo limitarmi alla risata, Ecco. però me la stai tirando proprio lì. Mi ricordo tutte le dichiarazioni che ha fatto, la Milano non verrò mai la Juve di qua, la Juve di là, ma Ma io tu sei credo che, dispiaciuto che non sia venuto alla Juve? guarda, assolutamente no, perché i giocatori così, come vedi, spaccano solo lo spogliatoio e nulla di più.
Guarda, come giocatore secondo me è un ottimo giocatore, però caratterialmente sia come si Indisciplinato, eh. indisciplinato, hai detto la parola giusta. E secondo me non è stato lo rifiutare la Juve, ma è stata la Juve a dire, perché Concordo. comunque le società più o meno li sanno i comportamenti dei calciatori, e la Juve certi calciatori non li vuole, secondo me fa bene. E guarda caso adesso ho messo tra l'altro fuori rosa, o comunque non convocato, ora che c'è Marotta, no? Che sembra aver portato un È po' di vero, è disciplina, vero. un po' di disciplina da quelle parti. Io ti direi, prima di chiudere, di augurare poi buone feste a tutti, no? Dato che questa è la puntata natalizia, dovremmo essere un po' più bravi, però non abbiamo ancora parlato di Mourinho. Povero Guarda, José. Mourinho, lascio a te adesso, sennò poi mi dicono che sono troppo cattivo No, e... allora io ci ho scritto anche un post su Scorum. Esatto, A me per quello, allora, ho infierire sui visto, nemici, poi è scritto un ottimo post, quindi... ti ringrazio. Poi infierire sui nemici già battuti non piace mai tanto. E io l'ho sempre stimato come allenatore. Però mi ha colpito una cosa in questo caso di Pogba, per esempio, che ha fatto delle dichiarazioni elogiative nei confronti di Mourinho. Comunque, nonostante a quanto pare i rapporti tra i due fossero abbastanza tesi, ha comunque riconosciuto i meriti dell'allenatore portoghese anche nella sua crescita, no? Personale. Quindi, evidentemente, qualcosa di buono deve aver lasciato anche al più acerrimo dei suoi nemici all'interno dello spogliatoio. Sì, è anche vero, non vorrei che fosse una dichiarazione un po' di facciata che magari gli ha posto anche la società, perché quando è stato esonerato mi ricordo che anche ha pubblicato, mi sembra un video un po' dove diciamo manifestava un po' l'allegria che... Appunto, si parlava di Pogba alla Juve, soprattutto con i suoi mal di pancia, grazie all'allenatore con cui non andava d'accordo. E adesso invece cosa mi dici? Che Mourinho è andato via, Pogba sarà felice di rimanere a Manchester, ormai la situazione è incrinata. Io credo che se c'erano già poche possibilità prima, ora ce ne siano ancora di meno di vederle alla Juve. Indubbiamente i soldi dell'Adidas qualche grande colpo lo porteranno, non penso a gennaio, ribadisco, rimango sulle mie opinioni, però penso che a giugno qualche altro colpo lo vedremo. Non so se Isco, De Ligt dell'Ajax, insomma, qualche gioiello i soldi dell'Ajax ce lo porteranno. Probabilmente non sarà Messi, no? Non sarà il colpo alla Ronaldo di quest'anno, ma qualcuno lo vedremo. Tu Quindi a come. gennaio, secondo te, non E io vediamo credo che a gennaio nessuno? si faccia poco, ma più che altro Sì. perché non ci sono le reali possibilità di spostare giocatori che spostino, scusando il gioco di parole, l'equilibrio Sì. della Juve, no? Che È vero. migliorino la rosa. Quindi, anche se a centrocampo qualcuno ci vorrebbe, però chi prendi fondamentalmente? Sì. Prendi uno che farà panchina per i Pogba, restanti 30. punto, Volentieri, volentieri. Paul, se ci ascolti, ci guardi, se vuoi tornare a casa, noi, io e il mio amico Omar saremmo ben contenti di ti accogliamo a accoglierti. braccia Ti apertissime. accogliamo a braccia apertissime. Ti facciamo gli auguri di Natale, li facciamo a tutti? Cosa Buon dici, Natale a Omar? tutti quanti, i nostri amici di Scorum, i nostri amici che ci guardano su YouTube, tutti quanti i nostri amici. Noi vi ricordiamo che la prossima settimana siamo in vacanza, ovviamente, quindi torniamo tra Esatto, sì. 2 settimane, il Torniamo col 7 prossimo gennaio, se non anno. ricordo male, 7 gennaio. Sì, 7 Un abbraccio a gennaio. tutti, quindi io vi saluto, saluto te Omar, ti auguro buone feste, le auguro a tutti quanti. Grazie anche a te, un saluto a tutti di nuovo, buone feste, ciao Franco, alla Ciao, prossima, è ciao stato un a tutti, piacere e un anche piacere anche per per i nostri amici. me. Grazie a Alla tutti, di prossima allora. Ciao. nuovo, ciao.